Buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio ognuno per la presenza qui in sala, che vedo numerosa, quasi piena, quindi non può che farci piacere. Saluto al sindaco, grazie per la presenza. Iniziamo con questa presentazione. Per chi non mi conosce, io sono Roberto Garofalo, genero del nostro amato Gianni. Sono qui in veste di vicepresidente dell'associazione Biblioteca Pietro de Seta, che appunto oggi si presenta al pubblico. Lanciamo la campagna di iscrizioni. Porto i saluti del presidente Pietro de Seta, che si trova a Roma, non è potuto essere qui stasera, ma è vicino col cuore. Sarò brevissimo, anche perché io non sono abituato a parlare in pubblico, quindi non voglio comunque rubare tempo a quella che si prospetta una scaletta ricca di interventi interessanti, a cura dei miei amici del consiglio direttivo. Ognuno presenterà la propria area, gli obiettivi, i programmi dell'associazione, molto ambiziosi, ma siamo tutti fiduciosi di comunque ottenere degli ottimi risultati. Mi soffermo solo su alcuni obiettivi che introduco molto brevemente, che a noi del consiglio direttivo, ma a tutta l'associazione piacerebbe raggiungere. Vorrei parlare di un obiettivo un po' ambizioso, ma non irraggiungibile, quello di realizzare un inventario della famosa biblioteca Pietro de Seta, che conta, per chi non lo sa, 8.000 volumi, alcuni molto datati, addirittura risalgono al 1800, quindi si tratta di testi unici, molto rari, consentiti neanche preziosi. Appunto, questo obiettivo consiste nel realizzare un inventario, quindi un database fruibile tramite poi supporti informatici a chiunque voglia fare visita a questa biblioteca, in modo da poter rintracciare tramite un archivio appunto informatico qualsiasi testo che è presente nella biblioteca. Quindi potrà fare una ricerca per nome, per autore, per periodo storico, per genere, ecco. Quindi questo appunto sarebbe un passo avanti, un primo passo che consentirebbe alla biblioteca di fare parte, questo sarebbe un secondo obiettivo, di un ipotetico tour turistico che abbraccia tutto il centro storico. Quindi la biblioteca come tappa quasi obbligata, speriamo, per chiunque voglia visitare il centro storico insieme alle altre bellezze che appunto c'è da ammirare. Mi riferisco alle chiese, mi riferisco ai portali, agli altri palazzi antichi e a tutte le altre bellezze appunto di questo nostro meraviglioso centro storico. Quindi questa è la nostra aspirazione. Naturalmente la tappa può essere non solo dei visitatori dei comuni limitrofi, ma anche magari di turisti in estate o in qualsiasi periodo dell'anno. Poi un altro obiettivo è che quello comunque è comune a tutte le neonate associazioni, cioè quello di organizzare manifestazioni, però in questo caso magari più di carattere culturale. Puntiamo appunto a questo, quindi l'organizzazione di convegni, concorsi, premi e appunto anche visite guidate di tutte, non solo della biblioteca, ma di tutte le bellezze del nostro centro storico. Ora, ripeto, mi fermo qui perché non voglio togliere tempo e spazio agli altri interventi. Iniziamo dalla mia cognata Luigia, che si...
Vuole dire qualcosa subito il sindaco? A disposizione. Ok, allora iniziamo con un saluto del sindaco, poi passiamo agli interventi. Grazie. Grazie a te, un saluto caloroso a Gianni, un saluto a tutti chiaramente i presenti. Io con molto piacere sono presente qui stasera a nome dell'intera amministrazione comunale, perché appena abbiamo saputo che c'era questa presentazione al pubblico ci siamo detti che dovevamo essere presenti, perché noi stiamo seguendo l'evoluzione, diciamo così, della biblioteca di Seta da quando ci siamo insediati, praticamente da quando ho avuto modo di parlare con Gianni di questo aspetto a margine della presentazione di un suo libro, Il giorno della memoria, per quanto concerneva l'eccidio dei Valdesi. Eravamo all'auditorium e a margine di quell'incontro abbiamo avuto modo di parlare della biblioteca. Chiaramente questa biblioteca deve e dovrà necessariamente diventare un'attrattiva ulteriore all'interno di questo nostro meraviglioso centro storico. Più di 8.000 volumi ho potuto sentire, alcuni dei quali datati nel senso buono del termine, ed è chiaro che dovremo poi magari studiare insieme un modo, mi dico già da subito disponibile, poi sceglieremo magari la formula, se ci sarà anche la volontà da parte vostra per una convenzione o qualcosa di questo tipo, perché è interesse dell'amministrazione comunale fare in modo che questo gioiello che si trova all'interno del nostro centro storico possa divenire poi usufruibile e fruibile da parte di tutti. Quindi poi sono convinto che insieme troveremo il modo per istituzionalizzare tutto, anche perché dal punto di vista culturale, e mi piace il taglio culturale che ho sentito che si intende dare a questa associazione, come amministrazione comunale penso che stiamo dando segno di quella che è un'impronta che abbiamo voluto percorrere sin dall'inizio. Crediamo tanto nella cultura, la cultura è progresso, e la cultura anzi può essere un volano di sviluppo per l'intero territorio. Tu prima parlavi dei portali, i portali sono cultura, oltre che storia, tradizione e altro, e tanto altro. E questa nostra arte, questa nostra storia, questa nostra tradizione, spesso siamo noi fuscaldesi per primi a non conoscerla. Ed è venuto il momento storico, viceversa, di vincere anche queste ultime resistenze che ci sono, che magari abbiamo per quanto riguarda quello che è il nostro passato. Perché noi abbiamo un passato glorioso, è un passato però che dobbiamo riscoprire, che dobbiamo rivalorizzare e che finalmente dobbiamo imparare a conoscere per poterlo tramandare poi a tutti coloro i quali ci saranno dopo di noi. Quindi non voglio rubare altro tempo, mi complimento ulteriormente e ripeto, nell'amministrazione comunale avrete sempre e comunque una sponda nell'interesse dell'intera comunità fuscaldese. Grazie a voi. Iniziamo con la scaletta degli interventi. Parla mia cognata Luigia De Seta, responsabile dell'area programmazione e progetti, insieme a Francesca Giglio e Annalisa Carioli. Vieni, ecco, parla anche lui. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. È veramente un piacere per me introdurre questa presentazione. Qualche giorno fa, anzi tempo fa, mio padre mi ha scritto un messaggio più volte dicendomi che nonostante la mia capacità di parlare a braccio, questa volta avrei dovuto cedere alla scrittura per non dimenticare passaggi doverosi e articolati, per cui mi scuso se sarò meno efficace del solito. Voi parlavate della biblioteca, l'associazione nasce appunto dalla biblioteca, bellissima, insomma, che non è soltanto un luogo fisico che è stato custodito con dedizione da mio nonno, dalle mie zie, da tutta la famiglia, da mio padre. Non è solo un luogo fisico, ma è un luogo dove io e mie sorelle e le mie cugine che sono qui, liceali, affascinate, abbiamo tentato più volte, credetemi, di fare l'inventario, abbandonando l'idea perché non eravamo in grado, ovviamente, perché 8.000 volumi sono tantissimi, perché alcuni libri sono preziosi, come le tocchi, cioè ci vuole una manutenzione, ci vuole un lavoro che io mi auguro verrà fatto, grazie al sindaco per la disponibilità, per eventuali convenzioni, perché è necessario.
non ci siamo mai riuscite, ma questa biblioteca è anche il simbolo della vita e dell'opera di mio nonno, di cui ascolto e apprendo spesso non solo dalla mia famiglia, ma da tantissimi di voi, tantissime persone, quindi ascolto racconti e aneddoti. E questo desiderio, la voglia di aprire la biblioteca alla comunità e di far vivere i valori di Pietro di Seta, l'amore per la cultura e soprattutto per Fuscaldo, il profondo senso etico che l'ho accompagnato per tutta la vita, rappresentano il cuore pulsante di un'associazione che si propone di diventare un autentico propulsore di iniziative culturali sul territorio. Perché questa biblioteca rappresenta una fonte inesauribile di conoscenza, l'abbiamo sfruttata non solo noi per tutti gli studi, ma è stata aperta anche agli alunni di mia madre, a chiunque volesse approfittare del patrimonio presente. Partendo da questo simbolo, con l'obiettivo di preservare, promuovere e condividere questo patrimonio con la comunità di Fuscaldo, affinché possa diventare un faro di cultura e apprendimento per le generazioni presenti e future. In questo primo anno e mezzo ci sono state diverse iniziative, la presentazione dei due romanzi storici scritti da mio padre, da Gianni De Seta, convegni e un bellissimo progetto con l'Istituto Comprensivo di Fuscaldo, proprio per conoscere attraverso il romanzo La Croce di Sangue la storia dei Valdesi, una comunità pacifica che ha portato diversi benefici al territorio, giudicata eretica e per questo trucidata per ordine del marchese Spinelli di Fuscaldo. È una storia che normalmente trova nei libri di storia, io lo so perché l'ho studiata, poche pagine, e invece con il romanzo onestamente abbiamo capito e studiato tanto. Ora però è arrivato il momento di decidere di fare un salto ed essere davvero un punto di riferimento per chiunque desideri non solo immergersi nella ricchezza culturale di Fuscaldo, ma anche dare un contributo concreto per creare occasioni di riflessione, approfondimento, creatività, sviluppo e crescita generale del paese. Un paese che in questi ultimi anni ha ritrovato entusiasmo, spirito civico, senso di responsabilità o li ha rinnovati e impegno per migliorare il volto e di conseguenza creare un nuovo posizionamento a livello turistico che possa portare i benefici che tutti meritiamo e ci auguriamo. E di questo va dato atto all'amministrazione comunale che è qui oggi, che ringrazio di nuovo, che ringraziamo tutti, e alle altre associazioni sul territorio con cui vogliamo dialogare fin da subito per inserire l'associazione Biblioteca Pietro De Seta in un progetto già ben delineato, in una visione strategica di lungo respiro, creando la giusta sinergia e fornendo, come detto, il nostro sostegno. Un salto, quindi, e quindi l'iscrizione al RUNS, l'adeguamento dello statuto in base alle prescrizioni della riforma, l'istituzione dell'ufficio di presidenza, che è una splendida squadra di professionisti che si occuperà della programmazione e quindi del lavoro che intendiamo portare avanti, diviso per settore, dalle politiche giovanili al sociale, dall'ambiente ai grandi eventi. E di questo avrete modo di ascoltare a breve gli interventi che chiariranno la direzione che vogliamo intraprendere e quali risultati ci attendiamo. E quanto a me, tutti sapete che mi occupo di bandi, di progettazione, un lavoro che svolgo con grande impegno, passione, a servizio di imprese e di enti del terzo settore, con l'intento di rendere la progettazione culturale e sociale un processo sempre più democratico, accessibile a tutti, non solo a chi si può permettere i grandi consulenti. Perché partecipare ai bandi non è semplice, è impegnativo da tutti i punti di vista. È vero che le risorse ci sono, e anzi ci auguriamo che la Regione Calabria faccia sempre di più la sua parte, quindi mostri sempre più attenzione al terzo settore, sfruttando fino all'ultimo centesimo le risorse che sono a disposizione. Ma in ogni caso ci sono requisiti da rispettare, curriculum da dimostrare, relazioni efficaci da tessere per presentarsi solidi agli occhi dei valutatori. Bisogna dimostrare di avere capacità gestionale e finanziaria, bisogna anticipare per ottenere rimborsi. Questo io lo dico non per spaventare, ma solo per rendere tutti consapevoli che ottenere contributi pubblici non è per niente facile e che non può passare una narrazione che siccome c'è il PNRR, la programmazione europea, che comunque c'è da svariato tempo, allora piovono soldi senza nessuno sforzo. Non è così. La verità è che l'Italia è agli ultimi posti della classifica di spesa di questi fondi per una evidente incapacità di gestione, ma anche, diciamolo, per una scarsa qualità nella progettazione. Si fanno errori grossolani,
documentazione senza firme, allegati dimenticati, scadenze che non vengono rispettate e progetti evidentemente poco efficaci. Per fortuna le cose stanno cambiando, è aumentata la consapevolezza e il desiderio di qualità, la voglia di fare e mettersi in gioco con la certezza che queste chance fondamentali sono fondamentali e che diversamente il terzo settore semplicemente non ce la fa. Quindi quali sono i passi che da subito compiremo? La programmazione triennale è allo studio. Nel frattempo è necessario consolidare i rapporti, entrare in partenariato con altri soggetti, intanto con tutti i soggetti presenti sul territorio, per rafforzare l'azione sul territorio, dimostrare quel radicamento che è uno dei parametri di valutazione e individuare i bandi che possono essere strumentali per il raggiungimento degli obiettivi preposti. È chiaro che questo è il frutto di un lavoro costante di monitoraggio rispetto a una pubblicazione pressoché quotidiana degli avvisi, ma quello che posso dire è che ci sono delle opportunità a livello regionale e nazionale che si possono cogliere, per esempio i bandi appunto della Regione Calabria per gli eventi o comunque rivolti agli enti del terzo settore, e sempre in collaborazione con il comune, le scuole e gli altri soggetti attivi sul territorio si può lavorare per i bandi volti al contrasto della povertà educativa, quindi per i bambini o gli adolescenti come destinatari diretti. I bandi mirati alla riqualificazione e rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione della cultura, delle arti e delle tradizioni. E ne è un esempio il bando Creative Living Lab del Ministero della Cultura, molto difficile perché ha una dotazione finanziaria bassa e non lo sappiamo, vero Carmen? E per l'altissima competizione che lo caratterizza. Sono molto interessanti i bandi del CEPEL, che è il Centro per il Libro e la Lettura, che solitamente pubblica uno o più avvisi annualmente e finanzia iniziative ovviamente di promozione del libro e della lettura ad alta voce. E se si volesse puntare in alto, perché i bandi europei diretti non sono un punto di partenza ma quello di arrivo, il programma europeo CERV, dedicato ai diritti, ogni anno pubblica diverse call per il genealogio di città, per la protezione dei diritti dei minori e per la memoria europea, validi quindi per iniziative sempre in collaborazione con le scuole, i comuni, i centri di ricerca, le università e gli altri enti non profit. E in ultimo, per completare il quadro di presentazione, grazie, faccio un accenno ai bandi delle fondazioni private che rappresentano un altro strumento validissimo. Purtroppo il centro-sud non ha la stessa presenza di istituti come avviene al centro-nord, dove praticamente c'è una fondazione per ogni provincia, ma ci sono fondazioni che agiscono a livello nazionale, che promuovono iniziative di sostegno alla cultura, all'educazione, alla istruzione, e poi bisogna sempre osservare con attenzione la fondazione con il sud, costola dell'impresa sociale con i bambini, soggetto molto serio che più volte pubblica avvisi, e al momento c'è un bando molto interessante rivolto alle ODV e agli APS che proprio in questi giorni stiamo studiando con altri soggetti che ci sono oggi, i cui esponenti appunto sono qui e con cui si può dialogare, perché la verità è che in questo tipo di competizione almeno il 30% del risultato lo si ottiene se ci presentiamo con un partenariato forte, coerente, solido, radicato sul territorio, supportato ovviamente dalla presenza delle istituzioni, quindi l'amministrazione, che è sempre disponibile, le scuole e l'università. In base agli obiettivi che di volta in volta ci si pone, poi emerge la necessità e l'utilità di essere il soggetto proponente o un partner. Ma la verità è che in questi casi, come nello sport, l'importante non è partecipare, è vincere. Dunque bisogna porre le condizioni per arrivare al traguardo, e questo comporta poi le scelte strategiche da fare. Mi rendo conto che è un po' prematuro fare questo ragionamento, l'associazione al momento non ha ancora del tutto i requisiti e può e anzi deve proporsi come un partner, un soggetto che può fare la differenza in campo culturale, grazie all'apporto dei professionisti, alle relazioni già consolidate a livello nazionale e anche internazionale e all'entusiasmo di tutta la comunità che saprà raccogliere. Certamente le basi ci sono, la struttura anche, e quindi anche di questo il merito, devo dirlo, soprattutto per l'entusiasmo che ha generato in poco tempo, va a mio padre, interamente, che ha saputo raccogliere le indicazioni da parte degli esperti della materia, adeguare in tempi veloci rispetto alla riforma del terzo settore, aprirsi e non chiudersi come sarebbe stato più naturale alle incognite e alle difficoltà di ciò che non si conosce, e gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché è sempre stato un uomo capace di visione. E questo è quello che voglio dire.
entusiasmo, appunto, che è stato raccolto, come già detto, da tantissime persone che non sono tutte qui, che vivono lontano da Foscaldo, ma che hanno aderito a un progetto e che sono pronte per partire fin da subito, anche per dare il segnale che l'associazionismo a Foscaldo è una realtà viva e vivace, capace di trascinare verso risultati importanti. Questo significa che fin da subito vogliamo inserirci nella programmazione estiva, con eventi che ci stanno particolarmente a cuore, che vogliamo dare il nostro contributo anche e soprattutto quando i riflettori di agosto calano, potenziando quindi quello che già si sta facendo in questo senso. Che il nostro paese sia bellissimo, lo sappiamo tutti e siamo tutti d'accordo. Io lo dico con obiettività, non perché sono di parte, tralasciando proprio ogni forma di campanilismo. Oggettivamente sulla costa è più bello. Ha nettamente migliorato il suo volto e i servizi di accoglienza. C'è tantissimo ancora da fare e siamo qui proprio per questo, perché i grandi progetti si costruiscono con pazienza e con tempo, ma ci sono delle cose, delle azioni che si possono mettere in campo subito. Ci sono itinerari da promuovere, visite culturali che possono diventare una costante. Io sono fissata su questo, grazie anche alla presenza di architetti che abbiamo e che potrebbero formare magari i giovani. C'è un patrimonio nelle mani dei nostri anziani che va trasmesso, patrimonio di sapere e del fare che deve aprirsi all'esterno. Ogni casa del centro storico praticamente è un museo. Ci sono azioni di coinvolgimento della comunità che si possono aggiungere a quanto si sta facendo, lo ribadisco perché lo credo fortemente, soprattutto io vivo a Firenze, quindi questo arriva, vuol dire che si comunica anche bene. Per rafforzare l'orgoglio e il senso di appartenenza c'è un rinnovato protagonismo giovanile da mettere in evidenza, quindi ci sono aspettative altissime che non possiamo in alcun modo deludere. È così, Sara. Grazie. Grazie a Luigia, quindi il nostro, diciamo, braccio armato nella difficile ricerca di finanziamenti e progetti. Azione tutt'altro che facile, ma comunque importantissima per un'associazione. In questo contiamo anche nell'aiuto del sindaco qui presente, che già ha promesso appunto il massimo impegno, come sempre. Bene, adesso passiamo al prossimo intervento, Marco Marchese, responsabile dell'area A Ambiente e Prevenzione Grandi Rischi. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, io stasera sono particolarmente contento, perché chi mi conosce un po' di più sa che sono di solide origini fuscaldesi, però da qualche anno vivo in un altro comune del Cosentino. Ed essere stato coinvolto in questo progetto mi rende oggi ancora più orgoglioso, no? Cioè, non è un ritorno alle origini, perché io non ho, cioè, non c'è soluzione di continuità con Foscaldo, perché sei il mio editore. Ecco, sono anche l'editore di Gianni De Seta, e magari su questo dopo facciamo pure un annuncio che esula dall'associazione, ma c'entra pure contemporaneamente. Quindi dicevo, sono particolarmente contento perché è vero che non c'è soluzione di continuità nel mio legame con Foscaldo, perché qui a Foscaldo ci sono i miei più cari amici, le persone con le quali mi sono cresciuto, ci sono i miei parenti, quindi c'è tutto, c'è la famiglia in buona sostanza. Ma oggi noto, e forse si notano di più queste cose quando stai un po' all'esterno, un effetto particolare con la nascita di questa associazione. Mettiamola così, è la carica dei giovanissimi d'animo. Ma io non voglio animare scontri generazionali, voglio spiegare bene questo concetto. Allora, la nascita di una nuova associazione di solito proviene sulla spinta dei giovanissimi anagrafici, che naturalmente non sono privi di quella freschezza d'animo, ok? Oggi a Foscaldo accade qualcosa di particolare. Questa spinta proviene invece da giovanissimi d'animo,
però un po' più grandi. Qual è il vantaggio e la particolarità? Perché vedete, io prima mi sono, ero seduto lì, ho fatto un po' il conto, no? dei miei anni di associazionismo. Ho incominciato quando avevo 15 anni, adesso sono cresciuto e ho contato 39 anni di associazionismo, una vita. Potete immaginare quante ne ho visto e quante ne ho vissuto, quante ne ho vissuto proprio direttamente operando nell'associazionismo, no? Di varia natura, tantissimi argomenti che poi nel corso del tempo sono cambiati. Ne ho visto nascere tantissimi. Perché questa sera sono particolarmente contento? Perché questa associazione nasce con un capitale umano che ha una caratteristica importante. Questa associazione può vantare alcuni secoli, quando dico secoli parlo di centinaia di anni, di esperienza nell'associazionismo, di vita, politica, di saper fare. È un capitale enorme che naturalmente i giovani anagrafici, per motivi proprio tecnici, non possono avere. Succede anche un'altra cosa. Quando si arriva ad una certa età e ci si impegna nell'associazionismo, si è anche liberi, e voglio dire, dopo 39 anni di associazionismo ne ho visti tanti, no? Ci si libera anche di alcune manifestazioni che non dovrebbero esserci, ma che necessariamente ci sono, che possono essere protagonismi particolari, voglia di emergere in determinati contesti. Beh, tutto questo è libero, è spazzato via. Quindi ci sono tutte le buone premesse per fare in modo che, insieme allo splendido associazionismo esuberante, nutrito, vivo, vivace associazionismo fuscaldese, si aggiunge anche questa nuova associazione dedicata appunto a Pietro De Setta, della quale mi sono innamorato subito, perché, ripeto, chi mi conosce di più sa che per mestiere io faccio anche l'editore, quindi l'associazione si chiama Biblioteca Pietro De Setta, di conseguenza non poteva esserci proprio un amore a prima vista nei confronti di questo. Brevemente vi dirò, io mi occuperò di in particolare nell'associazione di ambiente e prevenzione dei grandi rischi. Io vorrei rassicurare, cioè questi sono due temi che necessariamente grandi rischi e ambiente portano, voglio dire, in un contesto sociale possono portare delle frizioni, e io vorrei prima di tutto rassicurare Giacomo, il sindaco. Come noto, io ho sempre avuto grossi problemi con i sindaci. Ma vorrei rassicurarti sulla base di un'esperienza mia personale. Non ho mai avuto problemi con i sindaci di Fuscalda. Quindi sei proprio salvato. Ecco. Quindi, cioè, no, perché uno dice, ma questo è arrivato qua, è andato ad abitare da un'altra parte, poi insomma, ripeto, chi mi conosce di più sa che ho dei rapporti tesi, alcune volte tesissimi, con sindaci calabresi in altre parti. Mai avuto problemi con i sindaci di Fuscalda. Allora, adesso io non scendo naturalmente nei dettagli perché avremo tempo poi dopo di parlarne. Ambiente e grandi rischi, naturalmente non si può non parlarne con l'amministrazione che governa il territorio, perché si parla del territorio, no? Allora, adesso senza spaventare il mio amico Giacomo, al sindaco, cioè, noi dobbiamo rispolverare un capitolo, il tema ambientale, che è aperto da decenni nel nostro comune e che abbiamo tombato, la discarica. E dobbiamo aprire questo capitolo e parlarne, cioè non fare la guerra, parlarne, perché noi in questo comune alcuni decenni fa avevamo una discarica che era
agli occhi di oggi sarebbe veramente una vergogna, però all'epoca si usava così. E quella lì noi l'abbiamo semplicemente tombata, però non è che la discarica è sparita, è rimasta là, è rimasta tutta lì. Oppure mi piacerebbe aprire, e cercherò di farlo, il capitolo dei grandi rischi. Qualche mese fa io ho pubblicato con la casa editrice un libro con un titolo significativo che fa capire tutto, La tosse della terra. Questo libro narra la storia del terremoto del 1908. Quindi dicevo, narra la storia del terremoto del 1908. Vedete, noi possiamo fare tutti gli scongiuri possibili e immaginabili. Noi ci possiamo anche illudere nel dire speriamo che non accadrà mai. Ma la scienza ce lo dice. Periodicamente la Terra dà un colpo di tosse. E questo è un grande rischio. Ne dobbiamo parlare. Alla stessa maniera come possiamo affrontare anche, sempre in tema ambientale, il ragionamento su come migliorare il ciclo della raccolta dei rifiuti, per dire la famosa raccolta differenziata che in quasi tutti quanti i comuni può essere migliorabile, ma con delle cose semplici ma assolutamente efficaci, anche questo vale la pena parlare. Io, ecco, questo diciamo è il settore tra virgolette di mia competenza, cioè quello nel quale concordemente mi sono preso la responsabilità e vorrei portare avanti delle iniziative in tal senso. E un'altra, e chiudo, un'altra caratteristica importante anche di questa associazione, che nasce con una pluralità di persone che si sono assunte proprio questa responsabilità, e sono veramente tante, adesso lo vedremo nel corso dei prossimi quarti d'ora, e quindi non solo c'è un capitale umano che è assolutamente preparato e di grande esperienza, ma è anche un capitale umano quantitativo per scongiurare il solito rischio di quando nasce un'associazione, no? Il solito rischio qual è? Cioè si parte con l'esuberanza, partono 10 persone che poi cominciano a diventare 9, 8, 7, 6 e poi dopo alla fine sono sempre i soliti 3. Ecco, noi cercheremo di scongiurare questo rischio, faremo di tutto il possibile per fare in modo che non ci si riduca ai soliti 3 che fanno poi un lavoro, che si sfiancano, per poi dopo andare a sfibrare quello che è un tessuto che si costruisce quando nasce appunto un'associazione. Volevo annunciarvi, considerando che qui al tavolo c'è il mio carissimo amico Gianni De Seta, che fra la primavera e l'estate, voi sapete che Gianni ha già pubblicato 2 bellissimi romanzi, uno con casa editrice prestigiosa Rubbettino, un altro con la mia casa editrice, ma questo è un dettaglio perché le case editrici sono soltanto uno strumento, e mi piace appunto annunciare che fra la fine della primavera e l'estate vedrà alla luce il terzo romanzo di Gianni De Seta, al quale chiedo se posso svelare il titolo. Allora, sveliamo il titolo, che è Bagliori nel sole. Io vi ringrazio. Vi ringrazio molto per avermi ascoltato e cedo la parola di nuovo a Roberto. Grazie Marco, un presente molto interessante. Tutti noi diamo a cuore l'ambiente, ma anche il sindaco l'ha dimostrato. Quindi abbiamo toccato temi molto importanti, dalla discarica da bonificare al completo funzionamento della raccolta differenziata, dove c'è qualcosa da migliorare soprattutto in estate, ma comunque andiamo in questa direzione, il miglioramento c'è stato e lo vediamo tutti. E poi anche, non meno importante, dalla prevenzione dall'adeguamento sismico,
soprattutto nelle scuole, e qui partiranno dei progetti, ho sentito a breve, quindi anche qui il sindaco è molto attento alla difesa, però non dimentichiamo la giunguria dell'erosione costiera, che è un'altra problematica ambientale che un paese turistico come Fuscaldo ci sta molto a cuore, perché comunque è legata anche strettamente al turismo, quindi un paese a vocazione turistica deve avere delle spiagge e deve difendersi bene dall'erosione. Comunque andiamo avanti con la scaletta. Passo la parola a Tonino Pupo, responsabile del centro storico, insieme a Stefano Seta e Giacomo Caviolo. Permettetemi di leggere un pensiero di mio suocero su Tonino. Scrittore storico, artista a tutto campo e soprattutto cittadino innamorato di Fuscaldo, che si pone come interprete delle attese della comunità che vuole recuperare il centro storico all'attenzione di tutti. Grazie. Io ringrazio il Presidente per avermi invitato a far parte di questa associazione, che mi dà la possibilità di ritrovarmi con tanti amici che abbiamo lavorato nel passato per un progetto simile, proprio nella biblioteca del convento. Nella biblioteca del convento, dove abbiamo creato un settore Calabria con 7.000 libri. 7.000 libri che provenivano dalle case dei fuscaldesi. C'è un libro del valore di 2 milioni e mezzo, una copia del codice purpureo rossanense, che nel mondo ce ne sono 570. La 336esima copia era stata acquistata per il convento. In questo convento, ecco, questo sarebbe un altro discorso da recuperare, i libri che sono delle biblioteche dei fuscaldesi. C'è la biblioteca di Don Alto Maria del Giudice, che ci è stata regalata dal fratello Ubaldo, centinaia e centinaia di libri. C'è la biblioteca di Correri, un avvocato, un giudice che abitava alla Marina. Il custode dell'appartamento aveva avuto il compito, aveva avuto quindi da parte degli eredi il compito di buttarli, di distruggerli. Io e il superiore siamo andati a recuperare centinaia e centinaia di libri. Il discorso, quindi, 8.000 volumi della biblioteca deserta, potrebbe anche ingrandirsi con questo sistema. Con il superiore si andava presso le case editrici di Cosenza, di tutta la Calabria, dove si diceva a questi che producevano questi libri locali, proprio per aumentare questo settore della Calabria, quando ho pubblicato un libro su Fuscaldo, una copia, lasciatela per il convento, ci sapeva fare Padre Ignazio. L'associazione San Francesco, voluta e sostenuta dal compianto e magnifico superiore del convento di San Francesco di Fuscaldo, Padre Ignazio del Vecchio, è nata con gli stessi intenti di questa, in occasione dell'allestimento quindi di questa biblioteca. Abbiamo portato avanti un sacco di iniziative che non vi elenco perché sennò prenderei troppo tempo, e come mostra per esempio della civiltà contadina, e mostre le prime mostre sui presepi e artistici l'abbiamo fatto al convento negli anni 80, e opere in pietra tufacea, come dicevo, così, stampa eliografica del libro di Giuseppe Maria Perrimezzi, e tante altre iniziative, e infine la pubblicazione della prima guida turistica di Fuscaldo, concetto di facendo di sì, perché in questo lavoro c'erano tanti giovani che hanno collaborato con noi, ad esempio Concetta Cariolo con Fuscaldo e il suo costume, Rosalba Santoro schede tecniche sui portali e la Marina, Domenico Maio Fuscaldo e i suoi portali, Rosalba Poverone Fuscaldo e le sue chiese, Pasqualina Pulpo Fuscaldo e la sua tradizione musicale, Franca Sabato con gastronomia fuscaldese, a me qua affidata la parte storica e la lingua dialettale fuscaldese.
Questa volta io invece propongo dei seminari sugli argomenti da trattare, che faranno parte, se l'Assemblea sarà d'accordo, del progetto storico, artistico, turistico che in breve andrò ad illustrare. La raccolta di questi studi servirà non solo a fare una nuova guida aggiornata, ma anche a preparare dei volontari da avere a disposizione per far conoscere Fuscato. Perché quando arrivano qua turisti, allora ti arriva la telefonata all'ultimo momento, Domenico, sei... allora, bisogna preparare dei giovani. Quindi questo materiale ci servirà per preparare questi giovani. Quindi io parlo di seminari perché c'è gente qualificata, che può dare molto. Quando si lavora da solo, si lavora in pochi, non si raggiungono grandi risultati. Allora, se si pone un problema, ecco, il primo seminario, per esempio, sulla origine e nome Fuscaldo, c'è questa confusione se deriva da Fonsecalidus o da Fuscus Aldus. Anche qui bisogna chiarire questo aspetto. Io, ad esempio, sono propenso più per il Fuscus Aldus, perché in Italia ci sono solo due posti che hanno questo nome, Fuscaldo come paese e Fuscaldo, Monte Fuscaldo di Santa Severina. Io sono propenso a pensare che si deriva da Monte Fuscaldo, conosciuto sin dall'epoca della Magna Grecia, per le caratteristiche di Monte Fuscaldo di Santa Severina, il colore rosso della roccia arenaria come Fuscaldo. Quindi non Fonsecalidus, ma Fuscus Aldo, da fosco, scuro, monte, proprio per il colore della roccia. Secondo seminario che propongo, le pietre raccontano. Le pietre raccontano, abbiamo dei reperti a cielo aperto che noi non prendiamo in considerazione e sono le colonne greche che abbiamo, le colonne greche doriche che abbiamo a Fuscaldo. Noi non abbiamo cave di marmo a Fuscaldo, quelle colonne sono di marmo. La colonna di marmo che si trova davanti alla chiesa di San Giovanni e sulla quale è stata posta una croce medievale dei cavalieri, e questa croce qui è una piccola croce saltata a uno stelo molto più lungo, probabilmente presa da una maglia, da una cotta di un crociato. Quella croce ricorda il passaggio di Riccardo Cordileone da Fuscaldo. Riccardo Cordileone si è fermato qui nel nostro territorio, esattamente nella chiesa di San Michele di Sotterra, che era territorio nostro, quindi lo dobbiamo considerare territorio nostro. Quindi colonna dorica che si trova davanti alla chiesa di San Giovanni, le due mezze colonne che si trovano davanti vicino alla porta secondaria della chiesa matrice, che rappresentavano l'entrata del primitivo cimitero di Fuscaldo. Lì c'era il primitivo cimitero di Fuscaldo. Poi proporrò un seminario sull'evoluzione del centro storico di Fuscaldo, del castrum Fuscaldi. Secondo alcuni studiosi non è Fuscalidi ma è Fuscaldi. E per quanto riguarda la croce l'abbiamo superata. Per saperne di più, ad esempio, su queste colonne doriche, suggerisco delle visite guidate agli scavi di Sibari alla ricerca delle colonne perdute.
e puntasse che quella corona arrivano proprio da Sibale dopo la sconfitta da parte dei crotoniati, perché si pensa che qualche gruppo di fuggiaschi si sia rifugiato da questa parte, perché Fuscalda all'epoca esisteva già come avamposto di Sibale sul Tirreno, e Fuscalda era nata come fortezza, come castro a difesa della via esistimica che veniva da Sibari, che veniva dal Ionio. Quindi, mi sto dilungando, avevo preso degli appunti proprio per non dilungarmi. E quindi andare a Sibari per vedere, perché a Sibari io ho visto una colonna che somiglia alla nostra, così come una colonna simile, identica a quella che noi abbiamo lì a San Giovanni, le due mezze colonne che abbiamo davanti alla chiesa matrice, simile a una colonna delle 18 colonne che si trovano nella cattedrale di Gerace. La cattedrale di Gerace è stata costruita con tutti i resti dei templi della parte ionica, compresa Locri e tutte quelle zone, e quindi probabilmente quelle colonne che abbiamo noi sono di epoca greca, che vengono da Sibari. Ma scende, no? Questo è un problema mio. E va bene, allora stringo, vai. Allora stringo. Fuscalda è definito il paese dei 100 portali, e tutti parliamo della grande scuola fuscaldese di Scarpellino. Ma a parte il pregevole lavoro dell'architetto Mario Anastasio e del qui presente architetto Rosaldo Santoro, ancora non è stato fatto un lavoro completo sulla presenza di centinaia e centinaia di portali, non solo nel centro storico, ma su tutto il territorio. Ce ne sono dei portali bellissimi alla Marina, a Scarcella, a San Pietro. Il portale con gli stemmi gentilizi rappresentano il biglietto da visita delle famiglie di un tempo. Dallo studio di un portale è venuta fuori la storia interessantissima di un atto di guerra. Già nel 1949 il professor Pietro De Seta, nella fase iniziale della stesura del suo libro Un antico paese del sud, si era posto il dilemma su che cosa rappresentasse l'architrave medievale dell'attuale Casa Sabato in Rione Carmine. Il professore De Seta con l'ingegnere Francesco Sabato fotografarono e disegnarono questo particolare e lo consegnarono all'archeologo professor Giovanni Cappelli di Castrovillari, che era un archeologo, chiedendo lui dice cosa significasse questo portale. Non viene una risposta risolutiva il Cappelli. Alla luce di nuovi documenti e notizie in merito sono arrivato alla conclusione, e di questo le chiedo conferma a voi che certamente mi darete sostegno, ad accettare questa interpretazione. È sicuramente un atto di guerra e di fede. La presa di Otranto da parte dei musulmani nel 1480 e rappresenta il martirio di un nostro conterraneo, Nicola Picardi, capitano della guardia del referrante di Napoli, ucciso insieme a 812 cittadini di Otranto che non aveva voluto rinunciare alla fede. Gli 813 martiri sono stati dichiarati santi da Papa Francesco nel 2013. Addirittura questo nostro compaesano è santo. Quindi propongo una visita alla città di Otranto, dove sono custodite le ossa di questi martiri, compreso il nostro santo. Non vado avanti perché ho preso troppo tempo. Basta. Allora, io vorrei chiudervi dicendo questo. A questi ed altri argomenti che man mano verranno sottoposti a discussione, ci tocca dare una risposta. Buon lavoro a tutti noi e grazie. Grazie a Tonino, studi storici soprattutto molto interessanti, in particolare mi è piaciuto il coinvolgimento e la preparazione dei giovani per le visite
guidate per i turisti, è un'ottima idea, in modo anche per coinvolgere più giovani in queste attività che appunto poi porterebbero a visitare le bellezze anche nascoste o semi nascoste di Fuscaldo, come si parlava delle colonne greche di marmo e poi soprattutto i portali. Anche qui sarebbe bello magari fare anche una guida di solo portali, cioè, potrebbe attirare, ma suscitare curiosità in persone magari appassionate che darebbero a Fuscaldo per vedere. Comunque andiamo veloci perché siamo un po' in ritardo nella scaletta. Interviene Assunta Ferrari, responsabile dell'area politica e sociale, insieme a Emilio Cesario, Luisa Vacante, Elisa Stillo, Maria Rosa Bilardo e Stefania Bilardo. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Con la richiesta di Gianni, che io ringrazio per averci voluto in questa associazione, me e mio marito, ne siamo onorati, ringrazio Gianni De Seta naturalmente e tutta la famiglia De Seta. Allora, molti di voi mi conoscono perché io sono a Fuscaldo da tantissimi anni, sono sposata con Emilio Cesario e quindi ho fatto tante attività anche di volontariato in questo territorio. Quindi sono onorata di partecipare a questa associazione. Allora, io mi occupo di politiche sociali, sono assistente sociale, sono mediatore civile, esperta in diritto sanitario. Attualmente mi occupo di progetti sul territorio e di prevenzione della corruzione per il distretto sanitario di Reno, presso il quale lavoro. Presento il mio gruppo, Emilio Cesario, mio marito, come vi ho detto, Elisa Stillo, Luisa Vacante, che saluto entrambe, ce ne sono altre due che io non vi puoi dire i nomi, saluto anche Maria Rosa Bilardo e Stefania Bilardo, che io saluto e sono onorata che siano nel mio gruppo. Allora, noi dobbiamo occuparci di politiche sociali. La mia idea di intervento sul territorio di Fuscaldo, e in modo specifico un intervento attinente alle politiche sociali, potrebbe riguardare la promozione dei diritti. Diciamo che questo è tutta in tre parole, importantissima per le politiche sociali. La prevenzione, l'informazione e la formazione. Perché, vedete, è importante che le cose si conoscano e che quindi anche sul territorio la popolazione possa conoscere le cose, tutte le situazioni, i propri diritti, tutto quello che può servire, e quindi l'informazione in questo caso e la formazione è importantissima. Naturalmente tutte queste attività dovranno avere un tema che individueremo insieme, che è un programma di lavoro, perché senza programmi di lavoro non si va da nessuna parte, soprattutto in un'associazione dove, come è stato detto prima, giustissimo, io ho un'esperienza di 30 anni sul territorio come associazionismo, Gianni De Seta lo sa benissimo. Ho cominciato proprio a Fuscaldo con le associazioni, poi anche su Paola e su San Lucido. Vi dico che effettivamente il problema è proprio questo, quello di arrivare poi a rimanere da soli. C'è l'associazione, quindi dover svolgere le attività da soli. Quindi con i programmi invece c'è sempre l'entusiasmo e quindi un motore che fa andare avanti, insomma, le aspettative e gli obiettivi dell'associazione. Ad esempio, io ho portato solo un esempio, sarò brevissima, per esempio si potrebbe parlare della donna fuscaldese, però della donna anche in modo più ampio. Ogni gruppo di lavoro potrebbe trattare questo argomento, insomma, per quanto riguarda le proprie attività, per esempio aspetti storici, aspetti letterari e di costume, ripercorrendo la storia della figura femminile fuscaldese nella sua evoluzione. Vedete, io ho sempre pensato nei miei studi sociali, nei miei studi di sociologia, che Fuscaldo fosse un paese matriarcale, quindi che la donna fosse, avesse avuto nei secoli una importanza rilevante per quello che era l'importanza delle famiglie, insomma la vita, la conduzione della famiglia. Si potrebbe trattare anche l'argomento della violenza contro
solo le donne. Questo è un problema attualmente messo in rilievo dalla stampa, ma che storicamente è sempre esistito. Oggi la donna è maggiormente consapevole dei suoi diritti, ha la possibilità di raggiungere livelli di cultura più elevati, ma la strada per la parità e il rispetto di genere è ancora lunga. Ecco, io vorrei precisare che possiamo parlare di parità di genere, ma non di violenza di genere. Quando si uccide una donna parliamo di delitto, delitto contro la persona alla quale si toglie la possibilità di vivere. Questo lo dico proprio per far capire che cosa, l'importanza che può avere questo intervento sul territorio di prevenzione, formazione e informazione. A questa donna, magari a questo uomo, perché ci sono anche i casi degli uomini, si toglie la possibilità di vivere, di continuare ad amare, a crescere i suoi figli, a programmare il suo futuro. Questo non può ridursi a un delitto di genere, ma è un delitto, un vero e proprio delitto. Naturalmente non trascuriamo tutte le manifestazioni di violenza psicologica che spesso uno dei conviventi, e nella maggior parte dei casi la donna, subisce a volte anche in modo inconsapevole. Allora, andiamo praticamente, perché io sono molto in primis vorrei introdurre questo argomento parlando di facendo comunque un'attività, eppure far capire comunque le varie sfaccettature di questa violenza a donne e uomini. Questo è solamente un esempio, poi naturalmente deve essere accettato da tutti i componenti, per prima cosa del mio gruppo e poi comunque anche dagli altri gruppi se vogliono collaborare, perché come abbiamo detto non si può andare da nessuna parte da soli, si va solo insieme agli altri, insomma si raggiunge un obiettivo. Allora, a me piacerebbe molto, allora io ho partecipato un sacco di volte a Paola alla lettura di alcuni brani del libro Ferite a Morte. Ne abbiamo due edizioni di questo Ferite a Morte. Il primo è stato proprio in primis importantissimo perché Serena Dandini ha dato la possibilità a queste donne che venivano uccise di parlare, no? Questo è proviene da Moon River, che è un altro romanzo molto antico su questo fatto che si fanno parlare le persone che sono già morte. Queste donne raccontano la propria esperienza, insomma, quindi è bellissimo. Vi posso dire che leggere questi brani che ho già fatto, queste esperienze, comunque ognuno di noi donne, e questo lo farei leggere anche e soprattutto a uomini, entrambi, sia l'uomo che la donna, adeguatamente preparati alla performance. Ed è molto emozionante perché queste donne raccontano proprio la loro esperienza da morte, insomma. Si potrebbe dedicare anche un altro giorno alla proiezione di un film, quindi fare una sorta di gireforum. Anche questo ho già fatto, è importantissimo anche con ragazzi di altre età, si può fare anche da adulti, da noi adulti. Questo film per esempio potrebbe essere, che ne so, l'esempio l'ultimo della Cortellesi, quindi poter fare un confronto dibattito tra la figura della donna, come si vede nel film, insomma, come si vede nel film della Cortellesi, e poi comunque anche le testimonianze delle presenti, delle donne presenti con la donna, insomma, dell'epoca, e quindi usi e costumi costatesi nei loro secoli. Poi potrebbe essere anche interessante investire una mostra di quadri con delle figure femminili. Se alcuni di voi conoscono i due fratelli Vaccari, Nicola e Alfonso, e se hanno avuto modo di vedere su Facebook, di solito Nicola pubblica delle figure femminili, dei quadri di donne femminili che sono veramente bellissimi in tutte le loro in tutti i loro aspetti, no? La donna vista nei vari aspetti. E qui vorrei dire anche, no, Gianni, insomma, tutta l'associazione, che la famiglia Vaccari ha intenzione di utilizzare la propria villa, la propria villa per esperienze culturali, insomma, quindi poter fare delle manifestazioni culturali, e qui ho anche il contatto per poterli contattare, insomma, e quindi poterlo utilizzare, perché è un monumento storico che noi abbiamo su Scalo Marina, e quindi sarebbe bellissimo poterla utilizzare. L'abbiamo fatta già un'altra volta, l'abbiamo fatto, è venuto uno spettacolo bellissimo, e quindi lo possiamo fare, perché comunque la cultura in questi manieri storici ha un'altra importanza.
Allora, successivamente, altri interventi a cadenza periodica, poi naturalmente sempre da concordare con il gruppo e con tutta l'associazione, perché queste sono solamente delle ipotesi, incontri per la prevenzione sanitaria con il patrocinio della farmacia, visto che abbiamo qui la farmacista, abbiamo nel nostro gruppo di Sastillo, come luogo di rapporto, perché la farmacia, come luogo di raccolta delle necessità informative da parte dei cittadini, perché è lì che ci sono le istanze anche e lì possiamo avere il sentore di quello che è la necessità di formazione e informazione dei cittadini su varie cose che possono riguardare l'area sanitaria, insomma, no? L'informazione. Poi l'istituzione di uno sportello d'ascolto con il patrocinio del Comune di Fuscaldo, come ente più vicino al cittadino, e quindi ci sono le mie colleghe assistenti sociali lì, quindi possiamo anche interfacciarci con loro e comunque aprire uno sportello d'ascolto, che ne so, a cadenza periodica, poi si vedrà, io queste sono solo delle ipotesi, perché appunto lì il Comune è l'ente più vicino al cittadino, quindi dare anche un supporto da questo punto di vista. Allora, le attività da programmare e mettere in campo per un'associazione di tipo culturale, io mi sono fatto un po' un giro su Google, tengono in grande considerazione la storia del territorio, quella più interessante ricercata nel lessico, nelle abitudini e nei costumi popolari, espressioni tradizionali che facevano parte del vivere quotidiano fuscaldese e diventavano linguaggio comune, e cioè una comunicazione codificata e ricca di emozioni. A questo proposito, un'altra esperienza che io ho fatto è in un'associazione che mi pare si trovi proprio qui sotto, insomma, un'associazione di Scaldi, una cosa del genere, il Circo, scusate, Circo L'Unione, ho fatto questa esperienza perché ho visto, ho potuto ascoltare una persona, insomma, una nostra insegnante di Fuscaldo che ha letto alcune lettere di fuscaldesi emigrati in America, scritte e inviate, queste lettere mi pare ce l'ha il signor Ciofi, che non ricordo, Genzino Ciofi, scusate ma io non mi proprio, allora a questa cosa qui sono scritte e inviate alle loro compagne rimaste a Fuscaldo da questi uomini che sono emigrati in America. Vi assicuro, emozionanti, mi piacerebbe proporre anche la lettrice, oppure chi ci può preparare insomma le donne, le persone più scaldesi a leggere queste cose, a dir poco, a mio parere, perfetta, perché sa come coniugare le sue competenze della lingua italiana, e qui vedo il figlio comunque, è una forma dialettale fuscaldese contaminata da ingerenze appartenenti ad altre culture, perché questi mariti andavano poi in America e lì comunque in base alla lingua, al dialetto che c'era lì, loro parlavano, avevano dei modi di esprimersi, anche degli intercalari che erano comunque molto particolari, perché non lo so, mescolarono il fuscaldese e queste nuove culture presso le quali loro andavano incontro. Quindi questo mi piacerebbe molto, e potrebbe questa nostra fuscaldese, insomma, molto simpatica, che veramente ha letto queste lettere, mi sono piaciute moltissimo. A conclusione vorrei aggiungere che un'associazione culturale può agire in diversi ambiti, come quello musicale, del cinema, del teatro, dell'educazione civica, dell'arte, dello sport e della protezione ambientale. Tra le varie attività, abbiamo sentito parlare da Marco, e infatti è importantissimo questo, tra le varie attività può organizzare anche corsi, eventi, gite, raccolte fondi, però queste naturalmente super controllate, insomma, con tutti i crismi, e sarebbe un'ottima scelta proporre anche dei viaggi con scopi culturali, questi mi piacerebbero molto, insomma potremmo organizzare dei pullman, visite a musei importanti, vi dico, non musei così, giusto per trovare il museo di quel paesino, di quella, ma musei importanti, insomma, dove noi possiamo veramente vedere delle opere di una certa importanza, concerti di musica al Brendano, spettacoli teatrali, questo potremmo farlo. Io sono del parere che nulla va lasciato al caso e che tutte le attività, soprattutto le performance strettamente di tipo culturale e sociale, vadano preparate con cura e con le giuste competenze presenti all'interno dei gruppi di lavoro. Volevo dire solo una cosa, la famiglia Sorrentino
Sorrentino, sarebbe la famiglia del farmacista Sorrentino che ha la Villa dei Capilini, non so se noi siamo tutti di Riccardo, li conosciamo. So che hanno intenzione di comunque dare la possibilità di organizzare qualcosa di culturale nella loro villa. Sì, a Fuscaldo Marina, appunto, per utilizzare anche Marina e paese, e addirittura mi diceva Antonio, il farmacista, che è in contatto con un incisore, un artista incisore di Cammei, un artista della Riviera Amalfitana, non so, e quindi avrebbe intenzione di farlo venire, lo vuole sapere solo un po' prima se vogliamo organizzare qualcosa di questo genere con l'appoggio del comune, della Prologo, insomma, perché so che ci sono anche componenti della Prologo nella nostra associazione, e quindi tutto qui. Io vi ringrazio per la costante attenzione. A buon proseguimento. Grazie, da assunta, un vulcano di idee, direi, un programma molto ricco, quindi temi di attualità molto delicati come la violenza sulle donne, che ricordiamo non è solo quella fisica, su cui la sensibilizzazione non è mai abbastanza, soprattutto per i più giovani che crescono, per le nuove generazioni. Andiamo avanti con il programma. Prossimo intervento di Valerio Ciofi, responsabile dell'area politiche giovanili, insieme a Valeria Garofalo, Chiara Cuccolino, Tina Vacante, Rebecca Novello, Enzo Sirianni, che è qui in sala, e Giovanna Ruggero. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Credo sia arrivato il momento di fare un intervento un po' soppio, più leggero, diciamo così. E anche a breve. Meno soppio. Più leggero, e anche breve. Io personalmente parto da una, voglio dire, da una riflessione emozionale, ecco, perché chiaramente io ho avuto la fortuna, l'onore di poter frequentare la casa di Gianni De Seta per tanti anni, ancora da frequento, quindi ho avuto anche la fortuna di poter passare diverse volte all'interno della biblioteca, quindi con Pietro, che saluto, chiaramente presidente dell'associazione, ci ritrovavamo a casa a giocare all'epoca a Subbuteo, e quindi erano diverse le volte in cui io passavo all'interno di questa stanza e ne rimanevo chiaramente molto molto affascinato, proprio perché era imponente, era piena, ecco, come dire, si vedeva che usciva da quella stanza, insomma, cultura, ecco. E quindi, diciamo, questo ricordo così che viene dal cuore, dall'affetto, che chiaramente mi lega a Pietro, ma a tutta la famiglia, naturalmente. E per quanto riguarda invece l'area alla quale dovrò dedicarmi, tra l'altro con un gruppo di amici, mi posso permettere di dire, devo dire che è una bella parola bollente, diciamo, ecco perché esattamente è una bella sfida, però a me le sfide piacciono. Poi sentivo parlare stasera gli interventi che mi hanno preceduto di persone che hanno vissuto nell'associazione per tanti anni, ecco, io non sono da meno, per fortuna, perché ho fatto più di 25 anni lo scout all'interno del gruppo di Fuscaldo. Adesso faccio parte dell'associazione Gruppo Escursionisti Fuscaldo, che si in qualche modo gioca il ruolo quello della promozione della montagna, del trekking, dell'escursionismo in sicurezza, quindi la presenza a Fuscaldo delle associazioni è sicuramente una ricchezza. Il sindaco lo ricorda sempre anche nei suoi interventi, perché dove c'è associazione c'è movimento, c'è crescita, c'è cultura. E per quanto riguarda, l'ambito delle politiche giovanili, non ho in mente in questo momento cosa possa fare questa associazione. Sicuramente ci devo dire una cosa, che rispetto a tutti gli ambiti che vedo qui, il giovane si interseca con ognuno di loro. Il giovane deve sapersi preoccupare e curare dell'ambiente.
il giovane deve pensare e occuparsi di politiche sociali, il giovane deve poter avere l'opportunità e le stesse opportunità di tutti i suoi coetanei, il giovane deve poter avere un confronto con le istituzioni sereno, il giovane deve avere, ogni giovane, ogni ragazzo e adolescente di Buscaldo deve avere sicuramente le stesse opportunità. In ambito di politica giovanile mi viene in mente sicuramente un progetto da poter rafforzare, perché comunque già a Buscaldo è presente quello del servizio civile, quindi dare maggiore occasione ai giovani di Buscaldo, quindi aumentare il numero di persone, di giovani e adolescenti di Buscaldo che si possono, diciamo, impegnare in questo percorso, che comunque è un percorso di formazione, un percorso di crescita, quindi sicuramente un occhio particolare, un occhio di riguardo a quello che è il progetto di servizio civile. E un altro aspetto sicuramente è legato allo sport, sicuramente sì, non deve esistere, non può esistere a Buscaldo solo il calcio, secondo me. Detto da te, voglio dire, no? Ci sono altri sport, ci sono giovani che vogliono affacciarsi ad altri sport, quindi bisognerebbe, sindaco, migliorare la impiantistica sportiva, ci sarebbe bisogno di una palestra, secondo me, quindi ci sono tante cose rispetto a questo settore sul quale lavorare. Poi chiaramente insieme agli amici che fanno parte del mio stesso gruppo magari avremo modo prossimamente di incontrarci e mettere giù delle idee. Io chiudo qui il mio intervento, ringrazio nuovamente la famiglia De Setta, nella persona di Gianni, del mio amico presidente Pietro, che ringrazio e saluto, anche se purtroppo per ovvi motivi non è presente, ma poi stasera sicuramente ci sentiremo telefonicamente. Grazie e buona continuazione. Grazie a Valerio, andiamo più spediti. Allora, il prossimo intervento è di Riccardo Cristiano, responsabile dell'area cultura, insieme a Concetta Cariolo e Caterina Polenzano. Grazie a tutti, grazie a Gianni, e grazie a voi per essere qui presenti oggi. Le idee sono tante, effettivamente. La cosa bella di un'associazione che ha comunque come logo anche quella della biblioteca è attinente a quello che poi è la progettualità che ci siamo fissati come gruppo. L'idea iniziale è quella di un documentario sulla persona di Pietro De Setta, intervistando proprio le persone che lo hanno conosciuto. Io da anni, insomma, intervisto persone sia perché scrivo per la Mesetera.it, ma anche perché sono presidente di Libri TV da più di 12 anni, e quindi per me l'idea della persona è già l'idea che una persona in sé è un libro da raccontare e raccontarsi. Quindi quale migliore occasione di far conoscere anche ai giovani, alle generazioni che verranno, la personalità di Pietro De Setta, intervistando chi lo ha conosciuto. Pensare che poi questo documentario possa essere anche proiettato nelle scuole o anche in altri contesti pubblici, quindi lasciare qualcosa di fattivo di chi appunto lo ha conosciuto, attraverso anche ovviamente i documenti che ha a disposizione la biblioteca, perché ci saranno tantissime cose che riguardano appunto Pietro De Setta e l'associazione in sé. Quindi noi ci vogliamo porre proprio l'idea del raccontare, in questo caso, Pietro De Setta, ma noi vogliamo raccontare anche il territorio, quindi la presenza a livello proprio di documentazione di Buscaldo, dei portali, piuttosto che di eventi che si faranno, quindi una parte comunicativa che vada sia sui social, perché comunque ormai ci si comunica attraverso i mezzi che le nuove generazioni guardano di più, oltre che la lettura, ovviamente. E quindi per noi l'idea è proprio questa: partire da un documentario su Pietro De Setta per poi comunque seguire questo indirizzo di raccontare Buscaldo, raccontare tutti gli aspetti di Buscaldo che sono stati illustrati poco fa da tutte le persone, perché rimanga un documento visivo a tutti i posteri, perché noi questo vogliamo fare. In fondo, il senso della biblioteca qual è? Comunicare la cultura attraverso i secoli, perpetuarla, e noi vogliamo farlo anche attraverso i video, le foto, le immagini. E chi vorrà darci una mano, chi ha conosciuto appunto Pietro De Setta o ci vuole suggerire attraverso l'associazione chi intervistare, noi siamo disponibili e aperti al dialogo. Quindi io ringrazio nuovamente l'associazione che mi dà questa possibilità di
conoscere, perché per me leggere e scoprire, intervistare una persona significa conoscere una vita, e una vita non va dispersa, una vita anzi va portata avanti, va comunicata, perché ognuno di noi ha qualcosa da raccontare, e noi come associazione ci prefiggiamo proprio questo, di non disperdere quello che è una storia in questo caso della biblioteca Pietro di Seta, e lasciarla non solo alla città di Fuscaldo, ma farla andare oltre Fuscaldo, perché Fuscaldo merita appunto di essere raccontata oltre i confini di Fuscaldo. Grazie. Grazie a Riccardo Cristiano. Andiamo avanti con il prossimo intervento. Filomena Anastasio, responsabile dell'area rapporti istituzionali. Buonasera, buonasera al tavolo, buonasera a tutti. Sono contenta, onorata di questa di questo incarico. I rapporti con le istituzioni sono senz'altro in questo contesto anch'essi molto importanti, perché abbiamo parlato di percorsi, di cammini che necessitano di più competenze, di più sinergie, quindi gli obiettivi si raggiungono più facilmente quanto più sono gli attori che concorrono al loro raggiungimento. Mi preme ricordare, anzi dire, che questa iniziativa nasce qui in questo luogo con i migliori auspici, perché questo era un centro di grande aggregazione culturale e sociale, e nell'occasione io voglio ricordare il nostro amatissimo padre Marcellino, perché qui i giovani si raccoglievano, qui i giovani, siccome si è parlato anche di visioni di film, di riproduzioni di film, qui guardavano dei film, qui parlavano tra di loro, qui leggevano anche dei libri, credo che ci fossero anche dei libri. Quindi questo è un luogo che certamente porterà fortuna. L'iniziativa è veramente lodevole, perché è importante, perché credo che nella storia di Fuscaldo le biblioteche a un certo punto erano anche altre, è solo che questo paese ha conosciuto, probabilmente non so per quali ragioni storiche, un momento di abbandono, per cui c'è stata una dispersione culturale anche nei termini di disparizione di queste biblioteche, di perdite di queste biblioteche, perché poi questi palazzi che testimoniano questo passato così importante, no? Fuscaldese, comunque si sono svuotati, certamente c'erano dei patrimoni importanti, e quindi sono veramente contenta del fatto della nascita di questa associazione, che mira innanzitutto al riconoscimento e alla conservazione di questa biblioteca, quindi credo che questo sia il primo punto, e quindi la catalogazione, la conservazione di tutto che questa di tutto quello che questa biblioteca raccoglie, e soprattutto la scoperta di tutto quello che questa biblioteca ci potrebbe dire anche sulla cultura, no? Sociale, sulla cultura economica, probabilmente di un certo periodo di questo paese. Quindi rispetto ad altre raccolte di libri, qualcuno ne ha fatto accenno in maniera più autorevole, questi libri resteranno a Fuscaldo, verranno catalogati e costituiranno un punto importante di riferimento per la cultura di questo paese, di questo ne sono veramente contenta. Io auguro buon lavoro a tutti noi, dobbiamo, sì è vero, quello che tutti hanno detto, che quando all'inizio c'è grande entusiasmo, quindi penso che ognuno si debba assumere, e oggi credo che se lo assuma, l'impegno di mandare avanti insieme, di portare avanti insieme il proprio lavoro. Io per la mia parte cercherò di fare anche il mio, il rapporto con le istituzioni è importante, quindi vedremo un attimo come si potrà sviluppare tutte le iniziative che ognuno proporrà.
Quindi grazie, in bocca al lupo a tutti e saluti. Il prossimo intervento, Rosa Ramundo, a proposito di associazioni, presidente del Circolo Acri di Pianetto, responsabile dell'area associazionismo, insieme a Daniela De Seta, Francesco Cupolillo e Adele Sansone. Buonasera a tutti, no, io sarò veramente breve perché ad un certo punto poi si perde anche la concentrazione. Allora, intanto faccio gli auguri alla mia associazione, perché quando nasce un'associazione in un paese sembra una cosa molto bella, no? Perché le associazioni sono il cuore pulsante del paese. Io sono cresciuta in un'associazione, Marco diceva 39 anni, io forse ancora qualcuno in più, perché veramente l'associazione nella mia contrada, allora le associazioni sono una realtà veramente importante, specialmente nelle contrade, perché mentre per la marina il paese c'è più movimento, c'è più vita, le contrade sono un po' spente, ecco, diciamo così, e sono proprio le associazioni che fanno vivere queste contrade. Noi, Circolo Acri Pianetto, infatti, è da una vita che ci adoperiamo. Io sono cresciuta, ripeto, con l'associazione. Prima sono stata dalla parte, insomma, come socia, e adesso no, sono sempre socia, adesso sono anche il presidente, però adesso propongo e seguo tante cose, tra cui volevo anche dire, anche noi abbiamo aperto una piccola biblioteca, perché i circoli non sono solo sagre, non sono solo feste in piazza, ma sono soprattutto, non lo so, dare ai ragazzi, perché adesso anche i ragazzi sono un po' dispersivi, mentre noi quando eravamo piccoli andavamo ai circoli proprio per stare insieme, per crescere insieme, per fare le cose insieme, adesso i ragazzi preferiscono andare a passeggiare alla marina. Purtroppo questo non è bello, noi comunque combattiamo sempre per questa cosa, insomma, per tenerli da noi e per farvi anche un po' farvi parte attiva, insomma, per la collaborazione. Io porto gli auguri per questa nuova associazione, nella mia persona do la mia disponibilità, come a tutte le associazioni, perché la collaborazione tra associazione è fondamentale, è importante sotto tutti gli aspetti, anche la presenza, ecco, a volte anche una manifestazione organizzata e la presenza delle altre associazioni ti fa rafforzare, ti fa credere in ciò che fai. Quindi spero che sia il circolo, che sia l'associazione Pietro De Seta abbiano in futuro una collaborazione, e con questo saluto tutti, perché già, ci sono altri interventi. Grazie mille. Grazie Rosa, importante la collaborazione tra le associazioni anche in ottica richiesta finanziamento, perché ci sono dei finanziamenti comunque dei bandi ai quali, ricordiamo, si può partecipare solo magari come più partner, quindi più associazioni contemporaneamente, quindi è molto importante questo. Prossimo intervento, Filippo Avicella, responsabile dell'area tradizione, insieme a Patrizia Cosentino, Bairo, Nicola Cosentino, Mimi Cutri, Franca Sabato, Teresa Mazzei, Anna Ferraro, Marilena Vaio, Italia Marina. Un gruppo molto numeroso. Buonasera. Buonasera. Chiara. Amica. La mia presenza qua è dovuta forse a un'amicizia nei tempi, lontana dalle nostre due famiglie. Quando tu e te con tua sorella andavamo a fare il bagno a Santa Maria. Alcune volte ancora ricordano questo evento. Questa sera ho l'opportunità di avere tre sindaci qua, cioè, nel senso che la mia collaborazione con l'amministrazione sono state e sono ineccepibili. Mi ha dato questo incarico sulle tradizioni che ho
ho riunito questo gruppo di persone che non c'erano neanche tutte quella sera. Il nostro impegno sarà quello dei libri. Vogliamo lavorare sui libri, sulle tradizioni, sì, però lavorare molto su questa biblioteca che noi appoggiamo, desideriamo a valorizzarla in tutti i tempi. Certamente il nostro impegno ci sarà, come c'è stato sempre, e come il Signore ci darà la forza di portarla avanti. Grazie a tutti e buona serata. Ultimo intervento in scaletta, se non mi ricordo qualcuno, Rosalbo Santoro per l'area servizi e turismo, responsabile appunto di quest'area, insieme ad Armandino Nesi e Danilo Carnevale. Buonasera a tutti. Adesso il compito diventa difficile perché ad ascoltare tutti gli amici che hanno esternato i loro progetti è un po' complicato naturalmente parlarne. Comunque da chiudere, io cercherò di vedere un attimino il discorso sull'insieme di tutti i progetti già esposti. Innanzitutto esprimo il desiderio e la gratitudine verso Gianni e all'invito e a ciascuno di voi per la partecipazione attiva e il contributo prezioso che avete offerto durante questa assemblea. È sempre un piacere riunirsi con amici, ritrovarli naturalmente, per discutere e pianificare insieme eventi e progetti. Vorrei prendere un momento per riflettere sulle idee e i progetti che sono stati condivisi durante questo incontro, perché sono stati tanti, sottolineando l'importanza di unire le nostre energie e le nostre risorse per realizzarli con successo. Le proposte avanzate dai responsabili dei vari settori sono il fondamento su cui possiamo costruirle con impegno e portarle avanti con determinazione e passione. Per quanto riguarda le mie idee per il futuro dell'associazione, desidero concentrarmi su alcune aree chiave che credo siano cruciali per lo sviluppo e il nostro impatto positivo nella comunità. Innanzitutto ritengo fondamentale rafforzare il legame con i membri e coinvolgere attivamente nelle attività dell'associazione. Solo lavorando insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi comuni. Inoltre propongo di promuovere una comunicazione all'interno dell'associazione, garantendo che tutti i membri siano informati e coinvolti nelle decisioni importanti e nella messa a terra delle proposte. Vogliamo creare un ambiente inclusivo in cui ogni componente si senta valorizzato e ascoltato. Ognuno di noi deve essere desideroso e determinato a tradurre le idee in azioni concrete, lavorando con impegno per implementare i progetti che abbiamo discusso e portare avanti le iniziative che ci renderanno unici e significativi per la nostra comunità. Questi sforzi sono mirati a coinvolgere attivamente la comunità locale, fornire servizi innovativi e contribuire al benessere generale della nostra area. Obiettivi principali, quindi promozione culturale, organizzare mostre, eventi artistici e performance per celebrare la ricchezza intellettuale del nostro territorio e oltre. Inclusione sociale, creare programmi e servizi accessibili a tutti i membri della comunità, compresi giovani, gli anziani e le persone con disabilità. Educazione e formazione, offrire opportunità di apprendimento continuo attraverso laboratori, conferenze e corsi su una varietà di argomenti artistici, tecnologici e di artigianato. Promuovere pratiche ed iniziative che favoriscono la sostenibilità ambientale e la consapevolezza ecologica del territorio. Coinvolgere attivamente i cittadini nella pianificazione e implementazione dei progetti, incoraggiando il senso di appartenenza e di responsabilità verso il territorio. Io ho tracciato queste linee perché la Regione Calabria
ha chiesto una relazione programmatica triennale, quindi ho racchiuso un attimino tutto ciò che potrebbe essere il nostro lavoro. Quindi progetti concreti e proposte, un festival che celebri la tradizione, l'arte e la gastronomia locale, coinvolgendo artisti, artigiani e cuochi della zona, laboratori creativi per giovani, spazi e programmi dedicati ai giovani per esplorare la creatività attraverso arte, musica, teatro e multimedia, migliorare l'accesso alla cultura, all'informazione attraverso la biblioteca digitale e servizi online. Possiamo creare anche delle applicazioni, perché i ragazzi oramai riescono a giocare benissimo con i cellulari, si possono fare dei programmi in Android riferiti a Fuscaldo, riferiti alla biblioteca o riferiti ad altro, inclusi prestiti digitali e risorse educative. Progetto itinerante, per esempio, sostenere la cultura e le sue risorse nelle aree periferiche attraverso un programma di biblioteca itinerante, no? Con uno studio che potremmo organizzare. Coinvolgere i membri della comunità come volontari nella gestione della biblioteca e nell'organizzazione degli eventi. Partnership con istituzioni locali, naturalmente, collaborare con scuole, associazioni, enti pubblici e imprese locali per realizzare progetti condivisi e sfruttare sinergie. Organizzare campagne educative e iniziative pratiche per coinvolgere i cittadini nei temi legati all'ambiente e alla sostenibilità. Comunque sono tutti temi che già ognuno come area ha trattato, quindi ho sentito già che sono stati trattati. Questa è la summa un po' di tutto, perché ripeto, la Regione Calabria ha chiesto una relazione programmatica triennale e quindi dobbiamo racchiudere tutte queste le aree e i nostri obiettivi. Ci impegniamo comunque a rimanere naturalmente flessibili e adattabili, pronti a cogliere le opportunità che si presentano e a rispondere alle sfide in modo tempestivo ed efficace. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale, naturalmente, per il successo dei nostri sforzi. Quindi sosterremo e promuoveremo costantemente il coinvolgimento dei cittadini con partecipazione democratica. Per garantire l'efficacia dei nostri progetti implementeremo un sistema di monitoraggio e valutazione che ci consentirà di valutare il progresso e raccogliere i feedback della comunità e apportare eventuali correzioni di rotta se necessarie, naturalmente. Da ultimo desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito finora al successo della nascita dell'associazione e in particolar modo naturalmente al padron Gianni De Seta, a cui e a tutti coloro che sono disponibili alla crescita di questo terzo settore. Senza il vostro sostegno e impegno non saremo in grado naturalmente di realizzare la nostra missione ed arricchire la vita culturale e sociale del nostro territorio. In conclusione, l'associazione guarda con speranza al futuro, con entusiasmo e determinazione. Siamo pronti a continuare il nostro lavoro per favorire la cultura e l'inclusione sociale nella nostra comunità e ci auguriamo di poter contare sul sostegno e la collaborazione di tutti coloro che condividono la nostra visione. Sono entusiasta, naturalmente, di collaborare con ciascuno di voi. Grazie per la vostra fiducia e il vostro sostegno. Un saluto da parte di Carmine Schirano come rappresentante, insomma, come esponente del centro storico dell'amministrazione comunale. Grazie, buonasera a tutti, complimenti per quello che state portando avanti. Io sono tra l'altro il delegato all'associazione, quindi come giustamente diceva Rosa, le associazioni sono il cuore pulsante del paese. Ecco, attraverso le associazioni si stanno facendo tantissime cose a Fuscaldo. Noi come amministrazione credo che stiamo dando
il massimo, soprattutto per il centro storico. Il 28 di dicembre, l'ultimo consiglio comunale del 2023, abbiamo approvato lo statuto per, come Fuscaldo Associazione Città dei Portali a livello nazionale, e Fuscaldo ci auguriamo che sia, anzi sicuramente sarà il comune capofila. Già alcuni comuni della regione Calabria hanno chiesto informazioni, ma anche comuni a livello nazionale tipo Gubbio sta chiedendo informazioni per poter far parte di questa associazione. Abbiamo approvato anche l'adesione ai borghi più belli d'Italia. Non è facile entrare perché ci sono come dire, c'è delle regole, 72 requisiti, a parte i 72 requisiti, ma la stanno ancora stringendo. Proprio ieri mi sono sentito con il presidente nazionale dei borghi più belli d'Italia. In settimana il sindaco farà la lettera di presentazione che invieremo, quindi speriamo, ecco, ci sarà la possibilità. Noi stiamo facendo il possibile. Sono d'accordo con quello che con Luigia, fra l'altro stiamo collaborando già da tempo su alcuni progetti che riguardano il centro storico. Sono d'accordissimo con quello che diceva il professore Pupo. Bisogna formare delle guide. Fuscaldo ormai, il nome di Fuscaldo sta andando oltre i confini regionali, però abbiamo bisogno di formare delle persone, perché ormai non bisogna più improvvisare. Io credo che la biblioteca De Seta possa diventare la ciliegina sulla torta a un centro storico che comunque ormai diciamo che si sta avviando ad essere il volano per quanto riguarda il turismo, perché una cosa è certa, il centro storico è così e può solo migliorare. Abbiamo anche il mare, però il mare molte volte non dipende solo da noi fuscaldesi, ma dipende anche da altri fattori esterni che possono comunque un attimino far tendere i turisti ad andare da altre parti, mentre il centro solo che questo può essere migliorato. Ci stiamo lavorando e con questa associazione e tutte le associazioni presenti sul territorio sono convinto che arriveremo ad ottimi risultati. Grazie. Intervento, l'ex sindaco vuole dire due parole. Grazie. Mi sono accorto di essere l'unico senza deleghe. Anche ho detto, ma devo pure dire qualcosa, mi sembra giusto. Intanto io sono qui perché ho ascoltato il richiamo di quel luogo fisico, così come l'ha definito bene Luigia, che per me è anche un luogo che mi rimanda ai miei anni del liceo, quando ho avuto la fortuna di avere a che fare con tuo papà, caro Gianni. E in quella circostanza io gli chiesi un aiuto perché volevo fare una tesina da presentare al Motorità Scientifica. E guarda caso scegliemmo anche un tema impegnativo, un tema politico, l'avvento del fascismo. E per fare questa tesina mi fece studiare un tomo di Salvemini, un tomo di Salvemini. Forse mi sono pure pentito di averlo chiesto, però è stato piacevolissimo perché nell'incontro c'era una prima fase che avveniva nella libreria, dove in un certo senso mi interrogavo. Poi la seconda fase era a passeggio dopo la strada ai mulini, andata e ritorno. E anche durante la passeggiata c'era una forma di interrogatorio, di discussione. Sono quelle cose che mi sono rimaste impresse, che ho apprezzato tanto e che sicuramente hanno contribuito alla mia formazione culturale. Non a caso, quando ho avuto il piacere di amministrare questo paese, non mi è sfuggita l'opportunità di intitolare a tuo papà il Belvedere di Seta. E l'ho fatto spontaneamente, senza avere alcuna sollecitazione da parte della famiglia. E così come abbiamo fatto poi il premio di Seta, proprio perché c'era bisogno di recuperare un discorso culturale importante impegnato su Pietro De Sé, che rappresenta, come dire, per quanto mi riguarda, il riferimento culturale di ampio respiro,
almeno dei contemporanei che hanno vissuto a Foscalto e che sono cimentati in quest'anno. C'è tanto da dire, ci sarebbero tanti spunti, ma non voglio approfittare della vostra pazienza perché ne avete tanti. Vorrei dire a Tonino Cupo, che faceva una riflessione sui libri del convento. Ebbene, vi do, come dire, una news stasera. I libri del convento stavano per emigrare. In data 21 ottobre 2020. Ebbene, io sono stato informato, ero sindaco in quel periodo, e quella mattina abbiamo fatto un blitz con i carabinieri del reparto speciale e con una responsabile dei beni culturali. Io ho qui le foto con i pacchi pieni di libri sui tavoli che stavano per partire. Abbiamo bloccato questo episodio. Non ne ho fatto mai, come dire, menzione di questa cosa, perché è una cosa che apparteneva al mio ruolo ed era giusto che la facessi. Ho avuto la collaborazione del responsabile dei carabinieri, non è maresciallo, addirittura mi pare che sia tenente, del figlio del maresciallo Faraò. Te lo ricordi già? Faragò. Bravo. Il figlio è tenente responsabile provinciale dei beni culturali. Sì, il quale mi ha dato una grossa mano, ha bloccato questa fuga di questi materiali, che li ho qui in fotografia e potremmo, come dire, interloquire con i monaci di Laurignano per intanto recuperare questi che sono qui, perché praticamente adesso mi interessate solo la polvere. Sono ancora al convento. E poi in quella circostanza si è fatto un inventario di tutti i beni culturali. Ebbene, i beni culturali, vi voglio tranquillizzare, sono tutti al convento. Manca solo un confessionale, che era vecchio, decrepito, fatiscente, e quindi non ha retto agli anni, ecco, ma tutto il resto che era catalogato è stato registrato ed è stato bloccato lì. Quindi questo per tranquillità. Poi non entriamo nel merito del convento, perché in questo momento ci sarebbe tanto da dire. Io mi preoccuperei più che altro di capire che cosa si potrà fare per il convento, perché poi, ecco, indipendentemente dal fatto che possa, io so solamente che mi hanno fatto una procura i padri superiori, e poi abbiamo festeggiato 100 anni con loro. O sbaglio? Non ho fatto ricerca in tal senso, né voglio entrare in questa polemica. Mi preoccuperei piuttosto, caro sindaco, di capire dal finanziamento ad oggi che cosa è successo, che entrare nel merito del progetto e cercare di trovare ulteriori finanziamenti per la, come, fruibilità effettiva del convento, perché è questo poi l'obiettivo, è questo che si rischia, che finita la qualificazione possa rimanere in qualche condizione. Poi se dei passionisti del comune non ci cambia la vita. Eviterei questi argomenti, però ecco, possiamo anche parlare, non ci cambia la vita, abbiamo dei beni comunali tipo Palazzo De Seta che, come dire, ho lasciato anche un finanziamento anche in questo senso, mi auguro che possa andare avanti la direzione, però ecco, è lì, non cambia nulla, perché poi la ristorazione è sempre un bene legato al culto, quindi o lo gestisce il comune o lo gestisce i pari frati e in influenza, per quello stato che mancheranno sempre comunque i fai. Vorrei dirvi tante cose, però ecco, già, dal cuore veramente auguri, complimenti, è un progetto ampio, mi sembra quasi un governo del territorio, ed è bellissimo questo, perché io resto comunque a disposizione, anche senza di lei. Buon lavoro a tutti. Grazie, se c'è qualche altro che vuole dire qualcosa, altrimenti
passo la parola a Gianni che chiude, diciamo, la serie di interventi. Io lo daremo in programma di intervento perché l'associazione di tutti, ma devo veramente ringraziarvi per una presenza numerosa e qualificata che premia i miei sforzi e che mi restituisce dal grande amore verso il canto. Ringrazio il sindaco Bidea che ha saputo cogliere l'aspetto diffuso di questa proposta e sono certo che l'associazione avrà nelle istituzioni cittadine l'attenzione che si deve dalla nobiltà della cultura. Ringrazio Gianfranco Ramondi, che però ce l'ha una delega. C'ha la delega di un rapporto di amicizia storico antico. C'ha la delega delle serate, delle notti da Cariglio con Don Franco. C'ha la delega di momenti politici e umani condivisi che rimbianco e che ricordo sempre con tanta nostalgia. Io avevo due sogni che volevo realizzare dalla mia età, che consideremo quello di essere donno, anche di piccole tempeste. Per quella di incoerenza con il testamento morale di mio padre di dare testimonianza di amore al mio paese, ho cercato di farlo con i miei romanzi. Adesso proseguo con quello che felicemente è stata vista come il risveglio dell'anima. Di questo risveglio resta intatto il mio amore per buscarlo attraverso le istituzioni del cuore dei tanti amici che sono presenti per loro. Grazie a tutti. Ci avviamo alla chiusura, alcuni ringraziamenti, dopodiché leggerò velocemente. Gli organi dell'associazione, insomma, deliberati dall'assemblea dei soci. Allora, grazie al parroco per i locali, al maestro Antonio Strigari per il bellissimo quadro che ha dipinto, che vedete lì sulla mia destra, sulla sinistra, scusate. Un grazie anche a Rosario Gullo, non so se è andato via, per il presidente del comitato Sant'Antonio per dimostrare la sua vicinanza alla situazione con la quale ci auguriamo poi di collaborare. E basta così, non ci fermiamo poi per Brindisi.
leggo prima gli organi, l'ufficio di presidenza, eccetera, e poi ci fermiamo per un mese. Allora, ufficio di presidenza deliberato dallo studio dei soci nella seduta del 24/2/2024, composto da Pietro De Seta, presidente associazione, Roberto Garofalo, vicepresidente vicario, Antonio De Mico, tesoriere, Giambattista De Seta, vicepresidente, Giambattista Iannuzzi, vicepresidente, Marco Marchese, vicepresidente, Rosalbo Santoro, area servizi e turismo, Riccardo Cristiano, cultura, Filippo Apicella, tradizioni, Assunta Ferrari, politiche sociali, Filomena Anastasio, rapporti istituzionali, Luigia De Seta, programmazione e progetti, Valerio Cioffi, politiche giovanili, Giacomo Caiolo, tempo libero, Daniela De Seta, associazione. Organo di amministrazione dell'associazione Biblioteca Pietro De Seta, Emilio Cesario, Marilena Mairo, Franca Sabato, Danilo Carnevale, Patrizia Cosentino, Caterina Provenzano, Domenica Cutri, Rosa Lamuto, Concetta Caviola. Infine l'organo di controllo, Eugenio Franco Spagnolo, Rossana Cubolillo, Annalisa Caviolo e il supplente della persona di Enzo Seriano. L'assemblea decide di nominare successivamente i due sindaci che dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. È tutto, ringrazio nuovamente tutti per la presenza, è stata una serata veramente interessante, ci fermiamo per un video, come ho già detto.